ragazzi, buongiorno. Oggi bentornati. Oggi 3 gennaio, finalmente l'anno nuovo 2021 sarà sicuramente strepitoso, quindi buon anno a tutti, benvenuti. Allora, oggi voglio parlare, in molti mi avete fatto la domanda: allora Giuseppe, cosa devo utilizzare? Il multivitaminico, cosa devo utilizzare? Questo prodotto, devo utilizzare quest'altro prodotto? Ecco, allora, io ad oggi non utilizzo nessun prodotto diciamo chimico, ma anche naturale. Io cerco, grazie all'alimentazione, di, come dire, sopperire a tutte quelle che sono le esigenze del canarino. Oggi vi farò vedere come faccio i semi germogliati, come germoglio i semi. E aggiungo una cosa che probabilmente non ho mai detto, ma probabilmente ai più attenti, insomma, lo hanno visto. All'interno dei semi germogliati io aggiungo il grano. Il grano è ricco di vitamina E. La vitamina E serve soprattutto in questo periodo, ma anche durante la riproduzione. Quindi l'alimento che io do oggi, parto da oggi, diciamo da metà dicembre più o meno, con i semi germogliati, e partendo da una volta a settimana, ma aumentando di volta in volta man mano che passano i 60 giorni fino a fine febbraio, arriverò a fine febbraio a somministrarlo quasi ogni giorno, perché poi quello sarà l'alimento base per i propri piccoli. Quindi la vitamina E è importantissima per i canarini. Spesso ci si rifugia un po' nel tutto vitaminico e in altri preparati chimici per poter ricavare la vitamina E. Io cerco di farlo in maniera quanto più naturale possibile. Questi sono semi germogliati che hanno passato 12-18 ore in ammollo, li ho sciacquati per bene e poi li ho messi nel passino. Nel passino vi accorgerete la parte di sotto che ci sono delle linguette bianche. Ecco, a questo punto è il momento ideale per somministrare i semi germogliati. Naturalmente io ci aggiungo un po' di pastoncino secco. E avviene una miscela che secondo me ha dello strepitoso e sarà un alimento, come dire, molto importante per i piccoli. Naturalmente in questo modo, insomma, abbiamo un'alimentazione completa, perché grazie anche a tutto il grano che io aggiungo abbiamo una sovrabbondanza di vitamina E che fa solo bene al canarino. Naturalmente riduco questa percentuale di vitamina E quando è il periodo della riproduzione, quindi sarà prevalentemente Niger e poco grano e diciamo qualche altro seme che sta in questo ottima miscela. Allora, a questo punto i semi emanano un profumo, un profumo di germoglio che secondo me è particolare, ha del molto buono. E naturalmente per germogliare in questo modo i semi hanno bisogno di un ambiente abbastanza caldo, e quindi io li preparo a casa in veranda e vengono fuori qualcosa di molto profumato, molto buono. Quindi laddove dovreste farlo voi e non sentite il buon odore, piuttosto sentite il cattivo odore, vuol dire che c'è stata della muffa, quindi non va bene. Quindi facciamo molta attenzione a questo passaggio. Il profumo, si avverte del profumo ed è fantastico e farà solo del bene ai nostri canarini, quindi garantito. Questo è un alimento che io do ormai da anni, quindi per esperienza posso dire che è eccezionale.
ragazzi, io spero che anche oggi, come dire, vi abbia dato un'informazione importante. Io naturalmente seguirò passo passo soprattutto quest'anno tutti quelli che sono i vari movimenti che faccio in allevamento, e quindi condividerò con voi tutte quelle che sono le varie fasi. Vi ricordo, è importantissimo, oggi è giorno 3, quindi abbiamo ancora 4 giorni, avete ancora 4 giorni per 3 giorni con esattezza, fino al 6 gennaio ho pensato, per poter richiedere il mio calendario. Quindi ancora pochi giorni e poi non vi rompo più le scatole. Quindi le persone che non hanno ancora fatto la richiesta, se mi contattate, siamo già un bel numero, quindi io sono già ad oggi felicissimo di come è andata, quindi va benissimo. Poi il giorno 10 faremo un video dove tutti noi avremo fatto un'azione secondo me eccezionale. E voglio fare un ringraziamento particolare alla FABI, che è la Federazione Autonoma Bancari Italiani di Bari, che anche questo sindacato autonomo ha voluto aderire, mi ha aiutato tantissimo in questo nostro progetto in comune. Quindi grazie, un grazie va a loro, praticamente sono questi qua. E ci hanno dato anche loro, hanno dato un contributo, quindi veramente un grazie di cuore anche a loro. Vi ringrazio tutti, vi abbraccio tutti. Per chi non ha ancora fatto l'ordine, il numero è 340 30 39 199. E niente, ci vediamo domenica prossima. State in gamba tutti quanti. Ciao!